Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia. Oggi è a Viterbo per presentare il reddito di maternità. Di cosa si tratta? Beh, il reddito di maternità è la soluzione alla principale emergenza italiana, che è la denatalità. Su questo territorio, la Tuscia, il livello di perdita di cittadinanza fa sparire praticamente un comune al giorno, un comune all'anno. Non nascono più bambini. Il tasso tra i morti e i nati è tutto sfavorevole alle nascite, ma favorevole ai morti. C'è una condizione evidentemente di difficoltà rispetto alla natalità. Noi abbiamo sperimentato tutte le varie opzioni, i bonus bebè, i bonus asilo, tutti i pannicelli caldi, tutte mance e non soluzioni strutturali. Per la natalità bisogna fare un intervento con una legge che noi abbiamo depositato in Cassazione, su cui stiamo raccogliendo le firme in tutta Italia. Con 50.000 firme questa legge va in Parlamento, grazie all'articolo 71 della Costituzione, sulla iniziativa di legge che nasce dal basso, dal popolo, ed è una proposta che prevede 1.000 euro al mese per le mamme che vogliono dedicarsi in via esclusiva alla crescita dei figli e alla famiglia. Per i primi 8 anni di vita del figlio sono 96.000 euro. È una misura strutturale che costa pochissimo, perché purtroppo sono poche le mamme che fanno figli, quindi anche il costo rispetto alle casse dello Stato è immediatamente attuabile. È una soluzione che contrasta anche la cultura della morte, la cultura dell'aborto, quelli che pensano che fare un figlio sia un peso. Noi vogliamo rivoluzionare questa idea dicendo: fare un figlio è una ricchezza, come sempre è stato peraltro nella nostra tradizione, nella nostra cultura. E le donne devono avere un diritto in più, il diritto di poter scegliere di essere madri. Vorrei dire una piena capacità giuridica di avere il diritto di procreare. È una cosa bella innanzitutto, perché forse l'immagine della donna col bambino è l'immagine che anche artisticamente è più riprodotta nella storia dell'arte, perché è la idea più bella di speranza che si possa avere. E noi vogliamo dare una mano alla speranza di rinascita di questo paese, che o rinasce dalla vita e dai figli, come diciamo oggi a Viterbo con il vescovo Fumagalli, ripartire dai figli, o non si riparte più, si va dritti nel baratro della consunzione alla fine della morte. Infatti il titolo dell'incontro odierno è proprio Ripartiamo dai figli, che suona proprio come un appello. Sì, è la necessità assoluta, perché, ripeto, non lo dice Mario Adinolfi, non lo dice il Popolo della Famiglia, i dati della denatalità sono sotto gli occhi di tutti. Quando l'Istat li comunica c'è sempre uno o due giorni di editoriali preoccupati sui giornali, ah oddio c'è la denatalità, mai qualcuno che affacci una soluzione. Il Popolo della Famiglia si è fatto carico di scrivere una legge, non fare un convegno, scrivere una legge, portarla in ogni angolo del paese, sensibilizzare gli ambienti che hanno voglia di investire sulla vita e dare una chiave per cambiare radicalmente le cose. Siamo certi che se ci fosse il reddito di maternità avremmo decine di migliaia di aborti in meno e decine di migliaia di nascite in più. Questo invertirebbe immediatamente la curva della natalità e questo è solo un bene per il paese. Questa è una osservazione unanime, tutti dicono che c'è bisogno di più figli, nessuno dà mai una concreta soluzione per arrivare a questo obiettivo, noi l'abbiamo fatto.